Buonasera a tutti, siamo alla consueta ormai video intervista di metà settimana, ospite di questa sera Lolo D'Ercole. Ciao a tutti. Abbiamo vinto, avete vinto, io non ho giocato su un campo molto difficile come Caserta, sicuramente un ottimo risultato. Tu 21 minuti in campo nell'ultimo quarto, molto, magari non esplosivo a livello numerico, ma hai messo 4 punti decisivi nell'ultimo quarto, segno che la fiducia di Kai aumenta. Sì, ora al di là delle prestazioni individuali, insomma, per noi è stata veramente una partita importantissima, una vittoria molto importante. Abbiamo dominato la gara, siamo stati un po' ingenui alla fine del terzo quarto e nel finale di partita, in quanto appunto Caserta quasi ci riacciuffava e portava la partita al supplementare. Avremmo dovuto chiudere la partita prima, perché sul più 13 nel terzo quarto ci abbiamo fatto recuperare 11 punti in neanche un minuto, però insomma rimane comunque un'ottima prestazione e siamo molto contenti, insomma, della vittoria. Ognuno ha portato il suo contributo, abbiamo fatto un'ottima partita difensiva e insomma il risultato è questo. Si può andare a Pesaro e pensare di fare il risultato, quindi, dato che non è nemmeno una partita come le altre, magari per te? Sì, ma andare. Chiaramente, Pesaro è una squadra di alta classifica e ha dimostrato durante questa stagione di poter stare tra le migliori, però ha avuto anche degli alti e bassi durante la stagione. Noi andiamo là chiaramente per provare a vincere la partita, siamo tranquilli. E non abbiamo pressione addosso e quindi appunto noi ci prepariamo al meglio questa settimana per andare a Pesaro e giocare la nostra partita. Ecco, al di là della vittoria a Caserta, qualche tempo fa due tue perle, una da 17 punti contro Roma, l'altra da 14 contro Teramo, possiamo dire che hai messo, diciamo, una buona fetta di salvezza con quelle due partite? Ma sì, certo, quelle due partite per me sono state molto importanti e molto importanti soprattutto per noi. Però, ripeto, voglio dire, il merito di queste ultime vittorie è ovviamente di tutta la squadra, no? Una partita viene fuori un giocatore, un'altra partita viene fuori un altro, o più di uno. Le ultime partite Rich è stato a livello balistico, no? Ovviamente non è il nostro miglior giocatore, però, ripeto, anche se c'è un giocatore o due che fanno tanti punti, ci sono tutti gli altri che fanno magari il lavoro sporco, come grande difesa e che insomma aiuta la squadra a vincere, e questa è la chiave, no, per costruire una giusta chimica di squadra che abbiamo in questo momento. Ecco, l'impressione è che dall'inizio dell'anno il gruppo si sia cementato, non che sembrasse sgretolato all'inizio, ma si ha comunque la sensazione che ci sia un po' più di unità. Beh, certamente, questo ha aiutato anche il fatto che vincere aiuta, ma oltre a questo, sai, durante l'anno abbiamo avuto tanti cambiamenti nel roster, quindi ogni settimana c'era un periodo che ogni settimana cambiava qualcosa. Ora ormai sono due mesi più o meno che siamo la stessa squadra, abbiamo trovato la quadratura del cerchio e quindi ognuno ha le sue responsabilità, sa quali sono e così insomma stiamo ottenendo questi risultati. Ecco, di solito i bilanci si fanno a fine anno, però è già la tua seconda stagione qua. Come giudichi la tua esperienza, diciamo, a Cremona? Ma sì, ma io, come hai detto, i bilanci si fanno a fine anno, quindi insomma il campionato non è assolutamente finito, perché la salvezza è raggiunta quando la matematica dice che siamo salvi e non quando abbiamo tanti punti di vantaggio. C'è un po' più di tranquillità, però. Sicuramente c'è tranquillità, però la salvezza è raggiunta quando c'è la matematica, non ora. Quindi il campionato non è finito e comunque sono contento della stagione. Ovvio, bisogna finirla, cerchiamo di finirla nel miglior modo possibile, perché per me sarebbe veramente molto, molto importante. Insomma. Ecco, Kai, quando era arrivato, ti aveva definito un grande tiratore, piedi per terra, ti vedeva più come guardia, però diciamo che dato che il tuo ruolo è più il playmaker e che
Tabue fino a raccontare al titolare, gli ruberesti qualcosa. Cioè, se tu potessi rubargli qualcosa, cosa gli ruberesti? A Tabu. A Tabu. Beh, Tabu c'ha un, secondo me, una cosa molto importante che ha è la mentalità, perché comunque lui riesce, magari qualche partita no, non inizia benissimo, magari inizia con qualche errore, però ha una forte mentalità e quindi riesce sempre comunque nell'arco della partita, nei finali, a essere comunque incisivo. E questo è carattere, è una cosa veramente un pregio molto importante, oltre chiaramente a tutti quelli che vedono tutti quanti, e questo sicuramente è un pregio importante che ha. Ecco, di giocatori che segnavano molto ne abbiamo avuti anche parlando di sola questa stagione, nell'ultima partita è emerso Rice, prima c'era Von Wefer, entrambi due cannonieri, dov'è la differenza però? Tra Rich e Von, la differenza sta che Rich è un giocatore abituato a giocare in Europa, Von non lo era. Von era un giocatore di un talento che probabilmente in Italia non si vede, però, no, però chiaramente non era abituato a giocare in Europa, quindi magari difensivamente non era a livello che doveva essere, e in più anche in attacco no, a volte faceva fatica no, a leggere le situazioni di gioco. Ovviamente non si può avere tutto, lui era un talento impressionante, riusciva a fare canestro in moltissimi modi, gli mancava questo. Invece Jason è un giocatore completo perché ha capacità appunto di segnare, e in più è un giocatore che difensivamente è aggressivo, ruba palloni, riesce a sempre stare col suo uomo, quindi è un gran difensore. In attacco, oltre a fare canestro, legge bene le situazioni, insomma, un giocatore veramente completo che era quello che ci serviva. È una cattiveria, se diciamo, una cattiveria verso Von, se diciamo che Jason è un pochino più umile. Ma no, non è che Von, voglio dire, non è che era presuntuoso, non vedevo questo, però questo no, non lo posso dire. Dico che Jason è sicuramente uno che viene qua, lavora duro in allenamento durante tutto l'arco della settimana e poi i risultati comunque si vedono. L'abbiamo visto soprattutto. Ecco, c'è qualche nube diciamo all'orizzonte per quanto riguarda il futuro societario, facciamo finta che queste nubi non ci siano, ci fosse la possibilità di rimanere un altro anno per combattere con il colore di Cremona, saresti... Sì, sì, ma io sono... quando viene fatta questa domanda io ho sempre risposto in maniera positiva, perché comunque a Cremona sono stato bene in questi due anni e quindi sicuramente mi farebbe piacere rimanere, ovvio, insomma. Bisogna vedere, sì, ma al di là di questo bisogna appunto vedere un sacco di cose e speriamo che tutto insomma vada bene, insomma, per Cremona, per la società, per i tifosi e tutto quanto. Grazie a voi e grazie a Roberto. Grazie a voi, ciao.